trasformazione, come più volte tecnicamente evidenziata da Maurizio, di quanto esperto trasportista, sarà teatro di altri incidenti, per cui invitiamo ancora una volta la provincia, nonostante diciamo l'indifferenza nei confronti del Consiglio Comunale o Strada, invitiamo a volere prendere in considerazione l'appello che più volte abbiamo inviato. Concludo richiamando l'articolo del giornale di Sicilia che può fare che ci viva leggendo, dicendo che è grave leggere e apprendere che ci sono organi dell'amministrazione, del comune, che auspicano le nostre missioni affinché il Consiglio decada per facilitare l'approvazione di un documento contabile. Però chi scrive è giornalista e probabilmente non sa tecnicismi. È grave che lo auspica chi al comune dovrebbe rispondere con la bozza di bilancio e che dovrebbe arrivare qui. Non mi pare che abbiamo osteggiato l'arrivo del Consiglio Comunale di alcun documento contabile. Quindi ripeto, non si capisce il giornalista a quale fonti è stata chiesta una rettifica di quell'articolo, ma non ci è stato dato il diritto di molto grazie per la parola. Anch'io intervengo sapendo che l'argomento di cui stiamo parlando non è all'ordine del giorno, però evidentemente questo argomento alle persone serie che hanno a cuore le sorti del paese sta sicuramente a cuore, e non solo perché c'è stata recentemente la morte di una donna giovanissima che ha coinvolto emotivamente tutta la cittadinanza, ma perché, non solo per quello, ma anche perché in quella strada, in quel tratto di strada, sono morte tante altre persone. E quindi, come noi più volte abbiamo ribadito, se il compito del Consiglio Comunale è quello di occuparsi dei problemi che riguardano la gente e dare quindi un indirizzo ad un'amministrazione che purtroppo adesso non c'è, io penso che sia una cosa da notare e sia una cosa però da cui uscire in termini positivi. Quindi il problema è non soltanto ricordare che quella strada, a dispetto di quanto ci aveva detto l'ex vice sindaco leggendo una lettera del presidente della provincia, quindi scusate un attimo se ho perso il filo, comunque volevo dire, quindi il problema diventa cercare di capire come uscire da una situazione in cui, a dispetto appunto di quello che diceva il presidente della provincia con la lettera letta dal vice sindaco, quello che noi osserviamo è che di fatto praticamente in quella strada ci sono stati dei provvedimenti che in realtà ci sono stati, ma che sicuramente non sono sufficienti o comunque non mettono, come dire, in sicurezza totale la strada per come appunto diceva la lettera e per come chiedevamo noi. E allora io credo che a questo punto, piuttosto che tornare sempre in un consiglio che ogni consiglio vuole parlare sempre della stessa cosa di cui abbiamo dovuto parlare, ma ovviamente non possiamo sempre metterla all'ordine del giorno, io credo che c'è bisogno di trovare una soluzione. Qual è questa soluzione? La soluzione sarebbe quella di dare l'indirizzo che ci fosse un'amministrazione a dei tecnici di verificare, prendendo quella lettera che il vice sindaco di allora ci aveva letto, per verificare se effettivamente quei lavori sono stati fatti e se questi lavori effettivamente mettono in sicurezza quella strada. Io non so se questo si può fare,
se lo possiamo fare anche con i nostri tecnici, perché se fosse possibile, noi sin da ora, io penso che potremmo fare mandato al Presidente Pro Tempore di avviare praticamente una procedura di questo tipo. Se invece non fosse possibile, allora noi dobbiamo trovare un'altra strada. Quale potrebbe essere questa strada? La strada potrebbe essere che se noi siamo ancora convinti, come dice il Pupo, Pino, e come dice il comandante del Vice Urbani, che sicuramente in questo senso è una figura autorevole, noi possiamo praticamente dare mandato ai nostri uffici, a questo punto li chiamiamo nostri, visto che non c'è un'amministrazione, cioè di fare un esposto alla Procura della Repubblica. Perché no? Perché, voglio dire, la lettera che il Presidente della Provincia ha mandato sembra che il vice sindaco, dottore Caltagirone, non l'abbia forse allegata agli atti, cioè si sia dimenticato di allegarla agli atti perché pensava che fosse una cosa personale, o magari forse l'avevo detto da qualcuno di non allegarla, probabilmente fosse cosa più sicura. Però dico, io credo che bisogna trovare una soluzione, cioè non possiamo qua sempre fare dei discorsi, che è giusto fare, e poi invece vedere i nostri intendimenti e andare a cozzare con un numero di gomma. Siccome si tratta di un problema importante, io penso che se si verificasse in prima istanza che i nostri tecnici eventualmente possono fare una perizia e darci un resoconto in tempo rapido, io credo che sia la cosa più giusta e più corretta. Anche perché il sottoscritto, non se la sente di dire praticamente che i lavori fatti, pur pensando, effettivamente non risolvono definitivamente il problema, perché noi che frequentiamo la strada ogni giorno, almeno io ho sottoscritto e viaggio tutti i giorni in modo inevitabile su quella strada, mi accorgo che effettivamente l'acqua passa da una parte all'altra e tutto sommato le pendenze sono state un po' attenuate, ma non hanno risolto la tendenza ad andare verso l'esterno. Quindi questo problema va risolto. Ora, voglio fare soltanto adesso una nota di tipo politico. Noi abbiamo nel tempo richiesto, e l'ha fatto il sottoscritto in particolare assieme al sindaco di allora, Maurizio Minore, abbiamo richiesto all'allora assessore ai lavori pubblici di fare una variante che bypassasse a un certo punto e consentisse ai piemontesi ovviamente di attraversare Ciaculli, che come tutti sappiamo è sempre casato e fa perdere un mare di tempo, no? Ci hanno detto che l'avrebbero fatto, se ne sarebbero occupato, ma di fatto questo non è mai avvenuto.